Sì, sicuramente ritorno in Serie A dopo diversi anni e chiaramente anche da parte mia c'è un'emozione, una maggiore emozione. Sicuramente i ragazzi sono pronti, diciamo, per la partita perché abbiamo lavorato bene dai primi di settembre. Anche io non vedo l'ora di entrare in partita per vedere appunto dove siamo arrivati col lavoro. Sono fiducioso perché abbiamo, come dicevo prima, abbiamo lavorato bene in questo periodo, i ragazzi sono cresciuti, ma avremo sicuramente modo durante il campionato di crescere ancora, perché non siamo al 100% chiaramente, il campionato è lungo, poi ci sarà una sosta di un mese dopo le prime quattro partite, però credo che questa prima parte la faremo in maniera molto positiva. Ma il Civitavecchia ha degli elementi abbastanza rodati, diciamo, per questo campionato, uno è il centravanti, l'altro è un difensore centrale, c'è un ritorno di un mancino che avevano prima, quindi una squadra molto esperta, guidata da un allenatore molto esperto anche lui, che chiaramente sarà ostica all'inizio, se noi cercheremo di mantenere un ritmo molto alto, penso che alla fine usciranno i valori della preparazione atletica. Comunque loro hanno fatto bene anche l'anno scorso Civitavecchia, noi partiamo da questa partita in casa e sicuramente è in casa che dovremo costruire punti salvezza e per poi sperare in qualcosa di più sicuramente. Per la prima giornata di campionato contro Civitavecchia, quindi vi aspettiamo numerosi.
per sostenere i ragazzi. Io ringrazio tutti per la vostra partecipazione e vicinanza. Tantissima carne sul fuoco, anche quest'anno abbiamo rilanciato sul progetto giovani, sempre più giovani, sempre speriamo più forti, e abbiamo un allenatore adattissimo a questa squadra che è Saro Scorza, io la chiamo una generazione di fenomeni, speriamo di avere ragione, abbiamo molta fiducia, abbiamo fatto un bel precampionato, sicuramente siamo prontissimi per affrontare la 13ª stagione consecutiva in Serie A, la 17ª della nostra storia. Il girone sud della Serie 2 rimane come da qualche anno un girone fortissimo, noi siamo una squadra giovanissima, la più giovane forse insieme all'Acqua Chiara del girone, non può che essere il nostro obiettivo la salvezza, però è anche vero che quando una squadra giovane si appresta a un campionato così difficile, se cresce durante l'anno come noi speriamo, veramente nulla le è precluso. Chiaramente il range è molto ampio, speriamo di non dover soffrire sino alla fine, ma siamo eventualmente pronti per farlo. Noi siamo sempre molto seguiti, ci aspettiamo pubblico per questa città che ha una vocazione, diciamo, pallanotistica, e la squadra di Civitavecchia è una squadra blasonatissima, con eccellenze per la categoria, un allenatore preparatissimo, un ex campione, noi proveremo a vincerla, abbiamo di fronte una buona squadra, ma noi sicuramente ci proveremo, spero sinceramente di riuscire a partire col piede giusto.